Dal Vangelo di Marco. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito, dovunque, in tutta la regione della Galilea. Fratelli e sorelle, oggi la buona novella vi raggiunge dal santuario di Maria Santissima, Madre di Dio, in Santa Maria in Baro. E abbiamo scelto questo luogo perché Maria Santissima è colei che si avvicina alla parola di Dio non soltanto con la sua mente, con la sua intelligenza, ma anche con il suo cuore. Lascia che la parola gli penetri interiormente e lascia che la parola trasformi la sua vita, proprio come dovrebbe succedere a ciascuno di noi, perché Gesù si presenta davanti a noi come maestro, come insegnante che parla con autorità. In Gesù il messaggio da lui trasmesso e la vita che lui conduce coincidono. Gesù è ciò che dice e dice ciò che è. In Gesù non c'è distanza fra il messaggio annunciato, la parola annunciata e la vita vissuta. Al contrario, tante volte per ciascuno di noi non è la stessa cosa. Noi tante volte diciamo una cosa ma ne facciamo un'altra. Parliamo in un modo e viviamo in un altro modo. Gesù ci invita alla coerenza, proprio come si dice quando viene ordinato un diacono: credi a ciò che insegni, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni. Ci vuole coerenza, fratelli e sorelle, perché soltanto la coerenza all'insegnamento di Gesù fatto con autorità, soltanto la coerenza a Gesù che lascia il segno nella nostra vita può trasformarci, può far esprimere in pienezza la nostra umanità e può esprimere in pienezza il nostro essere figli di Dio. Gesù parlava con autorità, non come gli scribi. Noi abbiamo bisogno di maestri così, abbiamo bisogno di uomini e donne che ci insegnino la coerenza della vita cristiana, che ci insegnino la parola così come Gesù faceva nelle sinagoghe e nei paesi dove poi pian piano si è recato a portare l'annuncio del regno di Dio. Altrimenti potrebbe succedere, come a quell'uomo da cui poi Gesù scaccia lo spirito immondo, che frequentiamo la chiesa come lui frequentava la sinagoga, che ascoltiamo mille prediche come lui le ascoltava nella sinagoga, che diciamo mille preghiere come lui pregava nella sinagoga, ma potrebbe succedere che ci teniamo dentro uno spirito immondo, una presenza del demonio che non ci permette di essere uomini e donne in pienezza, che non ci permette di essere figli di Dio in pienezza. Quello che Gesù ci dice è davvero fondamentale oggi, perché è un messaggio di liberazione e non è un messaggio copiato e incollato da Google, da internet, come a volte fanno i nostri ragazzi nella scuola e come a volte anche noi sacerdoti facciamo con le omelie. È qualcosa che appartiene a Gesù, appartiene alla sua identità e Gesù vuole che appartenga anche alla nostra.
Quando il messaggio ci raggiunge, farà verità nella nostra vita e anche se all'inizio sarà un po' doloroso, certamente ci aiuterà, perché le cose che Gesù dice sono belle, sono buone e sono vere. Ci trova forse con lo spirito immondo, ma ci guarisce lì dove ci troviamo. Quell'uomo dallo spirito immondo, infatti, Gesù lo guarisce nella sinagoga, nella comunità, così come guarisce noi nella Chiesa. Una comunità che non è di perfetti, ma di peccatori perdonati, di uomini e donne invitati a dare una misura alta alla propria esistenza, a lasciarsi alle spalle i propri peccati per vivere nella dignità dei figli di Dio. E cosa fa Gesù come primo momento? Dice a quello spirito immondo: taci. Io e voi oggi siamo chiamati a fare silenzio, siamo chiamati a rallentare i ritmi della nostra vita, siamo chiamati a fermarci un momento per poter ascoltare davvero, per poter ascoltare bene, in profondità, e poter accogliere questo messaggio che ci viene dal Signore. E poi Gesù dice a questo spirito immondo: esci da quest'uomo. Gesù libera. Gesù vuole liberare me e vuole liberare voi da tutto ciò che ci impedisce, come già vi accennavo. Ma cosa potrebbe impedirci? In questa pagina del Vangelo Marco non ce lo dice, ma più avanti, nel capitolo 7 del suo Vangelo, Marco ci dice ciò che esce dal cuore dell'uomo e che fa male all'uomo. Gli adulteri, gli omicidi, le parole cattive, i giudizi, la superbia, l'orgoglio. La stessa cosa ci dirà San Paolo nel 5 capitolo della lettera ai Galati, quando ci presenterà le opere della carne, e la stessa cosa ci dice la sapienza della Chiesa attraverso l'elenco dei 7 vizi capitali. Questo è ciò che Gesù fa uscire dal nostro cuore, così come un buttafuori getta fuori dal locale chi sta disturbando, chi non permette che le cose vadano nel migliore dei modi possibili. Permettiamo a Gesù di liberarci dai nostri spiriti immondi. Permettiamo a Gesù di riunificare la nostra vita, il nostro cuore, il nostro spirito, proprio come ci dice San Paolo nella seconda lettura, e cominciamo a preoccuparci di Cristo, cioè ad occuparci prima del Signore Gesù e poi di tutto il resto, perché alla luce del Signore Gesù, con le parole che abbiamo ascoltato dal Signore Gesù, seguendo l'esempio che il Signore Gesù ci dà, davvero, noi possiamo essere uomini e donne in pienezza, possiamo essere figli di Dio che volano alto, che esprimono la perla preziosa che il Signore ha deposto nel profondo del loro cuore.